Questo è un UFO che mi avete mandato in parecchi, dedicato alla Summer Game Fest con tutti gli annunci principali, chiaramente manca il grosso, tutti gli indie, eccetera, però ci permetterà comunque di fare due chiacchiere. Quindi io partirei e partiamo con Ballad of Antara e Neva. Vabbè ragazzi, io di Neva parlavo proprio nell'ultima puntata di Indimenticabili, che mi ha suscitato sensazioni uniche dagli autori di Gris, per cui insomma... titolo attesissimo. Per quanto Ballad of Antara mi ha colpito tanto, credo che potrebbe essere una bella sorpresa, e lo aspetto con curiosità. Sembra, mi piace molto l'art design, mi piace molto tutto quello che è il comparto tecnico, credo stiano facendo, stiano tirando su un bel progetto, di conseguenza lo aspettiamo con curiosità. Però Neva secondo me porterà il livello più su. Artisticamente parlando, credo che la potenza espressiva di Neva sarà ineguagliabile da tanti altri prodotti. Quindi per adesso dico Neva. Poi Mixtape o State of Decay 3? Allora, Mixtape molto interessante, c'ha queste vibe da Life is Strange, l'immaginario anni 80 un po', mi è piaciuto molto come atmosfera, forse appunto anch'io sono classe 80, per cui tardi 80, però comunque mi appartiene quel periodo, ma State of Decay 3, di cui peraltro starete per vedere un'analisi e commento, trovo che abbia un potenziale enorme, è uno dei brand che a me piacciono di più in assoluto, per cui dico State of Decay 3 qua, senza grandi preamboli o dubbi. Life is Strange Double Exposure o Gears of War Idei? Allora, Life is Strange Double Exposure fighissimo, al di là della polemica relativa al prezzo e all'early access, di cui peraltro parlavamo sul canale, sti 15 giorni di anticipo se paghi 30 euro in più è una roba veramente difficile da commentare onestamente, ma Gears of War Idei avrebbe vinto a prescindere. Da fan di Gears, la prospettiva di ritornare lì nel periodo antecedente a quella che per me è stata un po' la parte di calo della serie con gli ultimi capitoli, Marcus e Dom scoprendo gli antefatti, il giorno dell'emersione, cioè sarà secondo me un potenziale GOTY dell'anno in cui uscirà, per cui Gears senza proprio... Per quanto Life is Strange il nuovo sarà fighissimo, Phantom Blade Zero o Call of Duty Black Ops 6? Allora, qui ragazzi è impegnativa, perché allora COD si è presentato in grandissimo spolvero, secondo me grandissimo sfolvero, gioco curato tanto nel multi, tanto nella campagna, hanno rivisto il sistema di movimento che trovo sia veramente una bella pensata, hanno curato tutta la campagna, sembra tra le più belle che abbiano sviluppato negli ultimi anni, però c'è questo Phantom Blade Zero che mi è piaciuto tanto perché ad occhio mi ha ricordato, a parte Sekiro inevitabilmente, mi sa di prodotto molto figo Phantom Blade Zero, ma non riesco a inquadrarlo a livello di difficoltà, nel senso c'è chi ne parla come se fosse un prodotto molto facile potenzialmente, il che non mi piacerebbe perché questi giochi mi piacciono un po' impegnativi, e chi ne parla come se si stesse alle porte di un peggior Sekiro, no? Cioè ancora più difficile, ancora più, non lo so. Spero che sia una via di mezzo, onestamente, in termini di difficoltà. Però mi sono piaciuti entrambi tanto. Per gusto personale forse vi dico COD, perché da campagnista di COD sono anni che mi sento un po' tradito, e vorrei una bella campagna di quelle ignoranti che te tengono lì, per cui, e questa sembrerebbe esserlo, quindi dico COD per ora. Poi Civilization 7 o Stalker 2? Qua è ingiudicabile Civ. Cioè, Civilization abbiamo l'annuncio e basta. E io fin quando non so che piani ci hanno, non so onestamente da che parte buttarmi. Stalker invece si è mostrato anche piuttosto bene, promette bene il progetto. Voglio sperare che sappia convincere, divertirci, piacerci. Dico Stalker 2 senza... anche perché appunto, ripeto, manca tutto su Steve. Indiana Jones o Silent Hill 2 Remake? Ragazzi, qua di che parliamo? Cioè, allora, Indiana Jones si è mostrato molto bene,
e devo dire senza criticità potenziali a occhio ora, per adesso. Narrazione, atmosfera, tutto in linea, sembra meglio degli ultimi film, per cui questo già la dice lunga. E dall'altra parte abbiamo un Silent Hill 2 remake che, porca miseria, mi preoccupa come poche cose al mondo. È un titolo che trovo lontanissimo dagli standard che mi aspetto da un remake attuale. Bloober non mi sta convincendo in questo lavoro. Giudicherò quando uscirà, ovviamente, però da quello che hanno mostrato non sono ottimista. Per niente. Quindi dico Indiana Jones qua. Spero di sbagliarmi su Silent Hill, intendiamoci, però. Metal Gear Solid Delta o LEGO Horizon Adventures? Allora, Metal Gear Solid Delta, ragazzi, sembra una figata senza limiti. Cioè, passiamo da un Konami a un altro Konami. Questo, a differenza di Silent Hill, sembra che l'abbiano sviluppato con una cura per i dettagli maniacale. Mi piace tantissimo. Quello che ho visto mi straconvince, non mi convince, mi straconvince. LEGO Horizon è un prodotto leggero, fresco, originale, carino per famiglie. Devo dire, è nelle mie corde anche quello, perché ogni tanto mi piace spezzare cose un po' più morbide. Però, se devo scegliere, dico Metal Gear. Poi, d'altro, mi sarebbe piaciuto che rappresentasse un ramoscello d'ulivo per la pace in ambito console war, questo LEGO Horizon, nel senso con Microsoft che apre a Sony con progetti minori, mi sarebbe piaciuto vedere anche LEGO Horizon su Xbox. Sarebbe stato un bel segnale, un bel gesto di apertura. Mi dispiace che non sia stato fatto perché secondo me si è persa una bella occasione anche per mandare un messaggio, no? Al pubblico per ammorbidire un po' la pressione fra aziende a livello proprio di fanboy. Peccato, un'occasione persa secondo me, però qua Metal Gear tutta la vita. Senza alcun tipo di dubbio. Perfect Dark o Assassin's Creed Shadows? Allora, Perfect Dark lo davano per morto o potenzialmente disperso in condizioni pietose. In realtà si è presentato piuttosto bene. Trovo che sia un progetto con grandi prospettive. Mi piace tanto quello che ho visto. Assassin's Creed Shadows meno. Nel senso, mi è piaciuto per certi versi tanto, ma per tanti versi mi preoccupa anche. È un progetto che tratta peraltro un periodo storico che a me piace tantissimo, che conosco, per cui non riesco a mettere da parte questa mia passione nel valutare un gioco che ha sempre romanzato come brand tutto quello che ha trattato storicamente, ma in questo caso mi fa più male del solito. Ma al di là di questo, trovo che Perfect Dark sia forse più nelle mie corde, o quantomeno mi è piaciuto di più l'annuncio e il modo in cui si sono presentati, per cui devo dire Perfect Dark. Tra l'altro, curiosissimo di vedere Assassin's Creed Shadows, visto che adesso ne parlano tutti. Ah, bello, figata pazzesca! Voglio vedere quando uscirà se saranno tutti coerenti nel mantenere questo livello di entusiasmo così elevato. Chi lo sa? Chi lo sa? Dragon Age The Veilguard o Monster Hunter Wilds? Non ho purtroppo dubbi, e dico purtroppo perché sono un fan di Dragon Age, ma credo ci sia poco da dire. Ragazzi, cioè, Monster Hunter Wilds è un potenziamento piuttosto evidente di un concept già di per sé straordinario. Dragon Age The Veilguard urla da ogni pixel. Abbiamo avuto 10 anni di problemi. E Dragon Age non mi è piaciuto quasi niente di quello che ho visto. Poi con l'ultima notizia, ripeto, dell'abbandono dell'open world, semi-open world, che non è un problema sulla carta, ma lo è quando pensa come potrebbero intenderlo loro adesso. Perché per carità, pure Origins era fatto di macro aree o micro aree ed è il mio preferito fra i Dragon Age, però c'era un lavoro sulla scrittura, sulla lore che era pazzesco ed imparagonabile a quello che si prospetta in The Veilguard. Ecco perché sono così preoccupato dal cambio di impostazione. Peraltro leggevo che tutti i personaggi saranno romanzabili con tutti i personaggi senza alcun tipo di limitazione. Tutti i personaggi si innamoreranno anche fra di loro. Trovo che si stia dando un'enfasi ai rapporti affettivi forse troppo marcata rispetto a quello che un gioco di ruolo dovrebbe offrire. Nel senso, Baldur's Gate credo che abbia toccato il punto giusto. Andare ancora più su mi sembra un'esasperazione della meccanica. Però
e quindi però staremo a vedere, insomma, io mi baso su quello che fanno vedere per ora e su quello che raccontano e sulla base di quello che abbiamo visto fino adesso, non ho dubbi, Monster Hunter Wilds, tutta la vita, tutta la vita. Age of Mythology Retold o Metaphor Refantazio? Allora, io Age of Mythology lo adoro, mi è piaciuto anche tanto l'annuncio, però ragazzi, Metaphor Refantazio è potenzialmente un goti da quello che si è visto, e trovo che sia una delle opere più belle potenzialmente della scena orientale, lo aspetto come poche cose al mondo. Metaphor, qui voto Metaphor, sinceramente. Palward Sakurajima oppure Dynasty Warriors Origins. Ragazzi, io qua da vecchio fan di Dynasty Warriors, che ricorda ancora lo stupore provato col primo Dynasty Warriors su PS2, che fu il primo che giocai, devo dire Dynasty Warriors, cioè, mi ha fomentato e mi ha riportato all'adolescenza in una maniera folgorante. Alan Wake 2, Night Springs o Fable? Qua come giudico, ragazzi, uno l'ho giocato e l'altro no, e quindi l'annuncio mi è piaciuto, sono 3 episodi carini, dobbiamo parlarne poi tra l'altro di questi, con qualche wow, momento wow veramente forte, però in termini di annuncio mi ha impressionato più Fable promette. Fuoco e fiamme, Playground sta lavorando molto bene, secondo me, molto bene. Non vedo l'ora di provarlo, non vedo l'ora di immergermi in quel mondo, non vedo l'ora di vedere che cosa avranno combinato da tanti punti di vista, quindi Fable. Poi Astrobot o Doom the Dark Ages. Allora, Astrobot è stato il più bel annuncio dello State of Play, a mani basse, ma Doom the Dark Ages è pazzesco, ragazzi. Pazzesco, cioè io non riesco a definire la qualità di quella presentazione, cioè è davvero un titolo cioè sulla carta è un titolo impressionante, per cui dico Doom, per quanto Asobot mi piaccia e mi abbia ispirato. Werwin Smith e Avowed. Allora, Werwin Smith io più lo vedo e più mi preoccupa, nel senso che più lo vedo e meno mi piace rispetto alle primissime apparizioni. Avowed mi ispira tantissimo e tanto dobbiamo parlare del deep dive che hanno fatto e dico Avowed in questo caso. Poi Infinity Nikki o Sonic X Shadow Generations. Allora, io sono fan di Sonic, ma quelli Infinity Nikki ha il sapore del Disaster Report come vibe, nel senso che lo vedo un prodotto simile nell'effetto che potrebbe avere su di me, quindi devo dire Infinity Nikki, perché questo con Elisa mi divertirò tanto, ma veramente tanto. Poi South of Midnight o Expedition 33. Allora, South of Midnight mi è piaciuto tanto, avrebbe vinto con chiunque forse, ma Expedition 33 è forse una delle cose che più mi hanno colpito della Summer Game Fest, gioco che trovo artisticamente meraviglioso, pazzesco, il valore espressivo di quest'opera è fuori parametro, quindi, però Salt mi è piaciuto tanto. Allora, Neva o Infinity Nikki? Si passa agli ottavi, io dico Neva in questo caso, con tutto il bene per Infinity Nikki, ma ce l'abbiamo fatto passare un primo turno. Gears o Perfect Dark? Devo dire in questo caso Gears. Mi ha esaltato di più, ragazzi, mi ha esaltato di più. Metaphor e Fantazio Stalker 2, dico Metaphor. Nel complesso devo dire Metaphor. Dynasty Warriors Origins o Doom the Dark Ages, in questo caso dico Doom, pur apprezzando Dynasty Warriors. Indiana Jones o State of Decay 3, dico State of Decay 3. Ragazzi, ho una voglia di giocare a State of Decay 3 che non riesco neanche a quantificare. Black Ops 3 o Monster Hunter Wilds, devo dire in questo caso Monster Hunter Wilds. Mi ha ispirato di più. Metal Gear Solid, Delta o Fable? Dunque, questa è un po'... Allora, Metal Gear Solid Delta è il remake di un gioco che io amo alla follia, però parliamo di miglior annuncio della Summer Game Fest, dico Fable. Per l'interpretazione che voglio dare all'UFUFU dico Fable.
Avowed Expedition, devo dire qua Expedition. Devo dire Expedition. Come potenza dell'annuncio, come sensazione che mi ha suscitato vederli, Avowed già l'avevo visto, non ha avuto quell'effetto così dirompente, Expedition troppo. Poi Gears of Doom, miglior annuncio Gears, perché non me l'aspettavo. Neva State of Decay 3, State of Decay 3. Fable Expedition, Expedition. Devo dire Expedition. Metaphor of Monster Hunter Wilds. Miglior annuncio. Ah, ragazzi, a me Metaphor proprio mi fa impazzire a dei livelli che non riesco. Cioè, c'ha quelle vibe da un po' Persona, un po' Attack of Titan, Attack on Titan, un po' Game of Thrones. Sto insieme di cose mi fa impazzire. Hanno preso tutto quello che amo di più. Quindi Expedition o State? Devo dire Expedition. Metaphor o Gears? Gears. La finale. Gears o Expedition? Il cuore o la ragione? Voglio essere lucido. Di Gears non ho visto gameplay, quindi a malincuore dico Expedition. Però ecco, devo fare una precisazione. Cioè, Gears mi ha lasciato senza fiato perché non me l'aspettavo. Sentire Mad World in sottofondo è stato mistico, veramente mistico. E mi incuriosisce come poche cose nell'universo, vedere come lo interpreteranno in questa nuova forma, no? È passato tanto tempo, dovranno, secondo me, forzare tanto. Però si è visto troppo poco. Expedition invece si è visto già un po' di più e devo dire che mi ha lasciato abbastanza tramortito, ma in senso buono. Un progetto che rischia davvero di imporsi sul mercato con una forza notevole. Spero che se ne parli, spero che ci sia spazio per un gioco così, spero che si confermi all'altezza di quello che sembra poter offrire. Gioco straordinariamente rifinito e raffinato in termini artistici, per cui devo dire sarebbe un pari merito perché per motivi diversi, però entrambi rappresentano per me il meglio di questa Summer Game Fest. Se ne devo scegliere uno solo, io dico Expedition, perché forse è stata la sorpresa vera, un brand nuovo, inaspettato, un bel colpo di scena, perché insomma giochi così non se ne vedono poi tanti, potrebbe essere la grande sorpresa, quindi lo premiamo così. Expedition 33.